Guarda tutti dall'alto il Benevento di Gaetano Auteri, che deve però risolvere il suo mal di trasferta. Trova sulla sua strada il Sorrento, reduce dalla brutta sconfitta di Cerignola, ma che su questo campo, il Viviani di Potenza, sede provvisoria per le gare interne dei costieri, ha già fermato due big come Catania e Trapani. Dirige Mucera di Palermo. Subito col piede sull'acceleratore il Benevento si gira sul primo palo per Lingeri, servito da Viscardi, una combinazione che rivedremo a stretto giro. Infatti l'inizio è estremamente convincente per la squadra di Auteri, sempre Viscardi per Lingeri. Si alza il pallone, si gira sul piede perno e batte così del sorbo un gran gol del 18enne centravanti di Auteri, terzo nelle ultime due partite. Ci ha messo tanto a sbloccarsi, ma ripaga così con un gol da prima punta vera. La fiducia del tecnico, il raddoppio arriva con la testata di Alin Toshka. Non aveva mai segnato in Italia il romeno, rientrato a Benevento dopo un'esperienza in Arabia Saudita. Bravo a schiacciare, a non lasciare scampo a Del Sorbo. 2-0, partita subito indirizzata. Un filo di superficialità qui nell'offrire all'ex Bolsus l'opportunità di dimezzare lo svantaggio. Bravo Nunziante a dirgli di no. Infatti si prende i complimenti da parte di Toshka. Benevento che si distende in ripartenza, da Manconi alla Mesta che punta Colombini, incrocia il sinistro, c'è una deviazione, è 3-0, non può nulla Del Sorbo. Dopo appena 25 minuti il Benevento ha spaccato la partita. Questa l'azione di Davide Lamesta, che è imprendibile quando parte in conduzione. Ci prova De Francesco, squillo d'orgoglio per il Sorrento, rientrato da due giornate di squalifica il regista di Barilari. Ancora Bolsius, il più vivace dei suoi, va al cross Colombini, Guadagni si trova sul secondo palo e spreca così l'opportunità del colpo di testa ravvicinato poco prima dell'intervallo. Siamo nel secondo tempo, il ritmo cala fisiologicamente. Benevento che ci prova qui con Simonetti dopo 11 minuti della ripresa. Qualche disattenzione da parte della capolista ha risultato ormai acquisito, e qui l'occasione più grande per il Sorrento è la traversa colpita dal subentrato Colangiuli, bravissimo a prepararsi il sinistro, poi pallone che rimbalza all'interno del campo. Buco in questo caso della difesa del Sorrento, prova ad approfittarne Manconi che sbaglia incredibilmente solo davanti Del Sorbo. Ancora Sorrento con un altro subentrato, Polidori, che impegna Nunziante, parata non difficile ma comunque sempre concentrato il 17enne portiere del Benevento. Ci prova anche Lanini, vuole lasciare il segno dalla panchina come ha fatto col Latina. Qui l'arbitro lascia correre e Esposito costringe alla parata Nunziante. 16 anni per Mattia Esposito, classe 2008, e l'ultima azione della partita. Il Benevento batte 3-0 il Sorrento, lunga in vetta.